direi di riprendere i lavori, così riusciamo ad essere assolutamente in orario. Do dunque la parola a Alessandro Angrilli, no, chiedo scusa, Dora Capozza, è vero, perché Alessandro Angrilli è chair dopo, che sarà appunto chair di questa splendida sessione. Sì, funziona. E avremo come discussant il professor Carlo Umiltà. Now we start a very special session about the use of method, which is a functional magnetic resonance imaging in the study of psychological and clinical processes. This session is focused on the weakness of this method, and which is particularly interesting. We will have four talks, which are really at a very high level, and the speakers are Andrea Michelli. He's Italian, but he teaches at London at the King's College. And I would define him a clinical psychologist or psychiatrist too. The second speaker is Andres Eklund, and Ines Testoni has already spoken to you about him. And he teaches in Sweden in a university close to Stockholm, not so close, but dalla parte di Stockholm. And the university is Linköping. He teaches, he's professor of medical imaging and statistics. It's okay, Anders. The third speaker and the fourth are Italian from our university. We are very proud of them. They are Livio Finos. Livio Finos is a psychometrician, but he got the degree in statistics in Padova. The fourth speaker is Alessandro Angrilli, and I would say is clinical psychobiologist. Is okay, Alessandro? And the four talks will be at a very high level, and I hope you will enjoy them. The last, I would say the not last, but the discussant is Carlo Umiltà. And Carlo Umiltà has a great merit. He started the study of physiological psychology and neuroscience here in Padova. He started here in Padova in the 70s, because before we had a different tradition, perception, learning, but not physiological psychology, not neuroscience. And he started in the 70s. It is true? More or less true. Okay. All the speakers will have 15 minutes, but we would leave space for one question for each talk. So we can start with Andrea Michelli. One question from the audience at the end, but the question can be also asked by the other speakers. Thanks. Good morning, everyone. So my name is Andrea Michelli. I'm a neuroscientist at the Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience at King's College London. And I also work as a clinical psychologist in the National Health Service in London. So this morning I want to tell you a little bit about my research, which is focused on understanding the neuronal basis of psychiatric illness, or one could say neuronal basis of mental illness. And of course, my aim is to use this information to then develop objective tests to be able to detect an illness, to be able to monitor an illness over time, and also to predict how someone might respond to a certain treatment.
So what I'm talking about is often referred to as biomarkers. So here I've included an image of the Holy Grail, because people say the development of biomarkers, the development of objective tests to detect an illness, to monitor an illness, to predict an illness, is the Holy Grail of psychiatry, because for decades, scientists have tried to find these objective measurements, to develop these biomarkers, and it's just been a very elusive task. It's just been very difficult. In fact, if you go to any of the databases of the available clinical tests that have been validated, that have been approved for clinical use, you will find that there are thousands of clinical tests, of course, but not a single one of them is specific to, is relevant to psychiatric disorders. That means we don't have objective tests, objective measurements to detect, to predict, to monitor psychiatric disorders. It's all based on clinical presentation. It's all based on what our patients tell us. Despite decades of research, despite the fact that neuroimaging has been available for 3 decades now. So one way of trying to address this issue, one way of trying to develop objective measurements that can be used to inform treatment of individual patients is to try and use a different type of statistics. Traditionally, in the last 20, 30 years, people like myself using neuroimaging techniques would take a group of people with a certain diagnosis, for example, people with a diagnosis of schizophrenia. We would compare them against a group of healthy volunteers without the same diagnosis. We would see what the differences are in the brain, and we would say, okay, these are the differences, these are the neural correlates, maybe we can use this information to detect the illness, to improve treatment, and so on. The problem is this traditional approach is based on group comparisons, and within each group, within each group of patients, you have a huge degree of variability, of heterogeneity, both in terms of clinical presentation as well as in terms of neural correlates. That's why we are moving away from these techniques, these comparisons that are based on groups. We are moving away towards a new type of statistics. We call it machine learning, which is an area of artificial intelligence, which is all about trying to develop algorithms to make statistical inferences about individual patients. So we are moving away from group inferences to individual level inferences. And one of the methods that we use to make this shift possible is called a support vector machine. It's a typical machine learning approach where we have some kind of training data, and the training data comprise of scans, images of brains from people with a certain diagnosis, with a certain illness, and healthy volunteers. And we try and develop an algorithm that captures the key differences between the two groups. And then once we have developed this algorithm using the so-called training data, we apply the algorithm to a new set of data where we don't know who is a patient, who is a healthy control. And then we ask the algorithm, please tell us who is a control, who is a patient. And the algorithm would make an inference about each single image. So it will allow us to make an inference about each individual. So this is a visual representation of the method. I hope it's fairly clear. There is the training phase where we develop the algorithm. And once we have developed the algorithm, we apply it to a new set of data and we make inferences about individuals, either patients or controls. So this new approach, fairly new, it's been around for about 10 years. People got very excited because we all thought, finally, we can make inferences about individuals. We are no longer stuck with making inferences about groups. But there are issues, of course, with this approach. Well, like there are often issues with all sorts of methods, including this one. And the main issue here is that there is still quite a lot of variability within the patient group. Often our accuracies, our ability to detect patients, to detect an illness, is not as high as we would like. So
More recently, there is a new family of machine learning algorithms. I often refer to them as deep learning technology. And the key difference between this new family of algorithms and the previous family, for example, support vector machine, is that there are different levels of... these are like neural networks with different levels of abstraction and complexity. So this algorithm would extract very basic information from the data, and then it would use this basic information to extract more complex information. There would be different layers of complexity. This is the key difference compared to, say, support vector machine. We are building networks, neural networks, with different levels of complexity that hopefully will capture brain differences in a more subtle, in a more sensitive way compared to the previous family of machine learning algorithms. So deep learning technology may be a new term for you. You may not have heard it before, but in fact, you are a recipient of the technology all the time because it's been used by Google when you go online and you search for some key terms. It's been used by Facebook to try and work out who your friends might be. It's used by Instagram to try and work out who you might want to follow or not follow. So it's a technology that has already been used in many areas of social media, for example, but increasingly it's now being applied in medicine. And hopefully, due to the higher level of complexity, due to the fact that there are multiple levels of learning within an algorithm, this, in theory, should give us better results than the other machine learning methods. In fact, if we look at the results of the literature, this is quite a complex graph, but you can just follow what I say. Basically, deep learning algorithms tend to perform better than shallow learning algorithms, than more traditional machine learning approaches, which are not based on multiple levels of abstraction, multiple levels of complexity. In general, in many areas of science, they've been shown deep learning technology has been shown to perform better, but also in neuroimaging now, we have some evidence that it leads to a better performance. But the question is, what does better performance mean? What is the ultimate aim of what we're doing? We want to make inferences about individual patients. We want to be able to develop objective tests to detect an illness, to predict response to treatment and optimize treatment in individual patients. This is what I keep repeating, because this is the emphasis of what we do. We want to move away from a one-size-fits-all approach, where every patient might get the same treatment, to a situation where every patient is receiving an individualized treatment. Now, there is also an even more recent development, which is a little bit, in a way, it's a new paradigm, but it's also an old paradigm, because the idea is not so new after all. In the last 2-3 years, there has been, within this field, there has been a shift towards a so-called normative modeling. What this means is that people are beginning to appreciate that maybe comparing groups using this kind of approach, developing algorithms that compare the different groups, maybe that's not the answer. What we need to do is develop a normative model, a model of how the normal brain works, how the normal brain is structured, and then we need to try and match each individual against this normative model, this model of how the normal brain should look like, and ask the question, does this individual fit within the normal brain? Or is it an outlier? Is it something unusual that doesn't really fit with what a healthy brain should look like? I say the normal brain because that's what we use in our articles. It's quite, one could say it's a problematic definition, normal brain. What I mean is a healthy brain. And even healthy brain, you could spend a long time discussing what that means. But anyway, the point is we are building a model of the brain based on people without a psychiatric disorder. And we are trying to then match individual images against this normative
model, and we are asking, is this individual belonging to this normative model, or is it an outlier? And I wanted to mention this new approach because I predict in the next few years it will be the way many people will go. We will increasingly try and develop normative models of cognitive development, normative models of brain structure, normative models of brain function, and we will try and match individuals against this model and detect abnormalities, anomalies. So it's a kind of outlier detection approach. We are asking whether each individual can be considered an outlier or not. And ultimately, this is what we are aiming for. This is where we want to go. First of all, we don't want to just use neuroimaging data. Neuroimaging data can be informative, but they only provide one aspect of the picture. So we're trying to combine neuroimaging data with cognitive data, clinical information, and of course, socio-demographic information as well can be very relevant to psychiatric disorders. The idea is to combine all of these different information, types of information to then make a decision that is unique to that individual. For example, what is the best treatment for this individual based on all of this information? And then we want to implement what we call patient stratification, which means dividing our sample of patients into small subgroups and providing the different subgroups with the best possible treatment. And so most of my research at present is using this approach. It's trying to develop normative models so that we can understand whether someone has a normal pattern or an unusual pattern, and if they have an unusual pattern, then how they should be treated, how they should be managed. Okay? So finally, I wanted to acknowledge my collaborators, the people who actually implement most of the work, and also my funding. Most of my research right at present is funded by the European Commission and the Wellcome Trust. And the last thing I want to say, this research should be applied in the sense that it's not sufficient for us to just publish nice articles. We need to develop practical tools. So this is what we are trying to do. We are in the process of developing a web-based tool where clinicians will be able to upload an MRI scan, an image of someone's brain, and they will get a report. How likely is it that this brain matches a healthy brain? Are there any regions that show abnormalities? So we are trying to develop practical tools that can be used in real-world clinical practice. This will be the outcome of these kind of projects. So I've given you an overview. I've very much focused on the concepts rather than the technical aspects because I know you're not a technical audience. But if you have any questions on the technical aspects or the more conceptual aspects, feel free to ask. We have room for one, two questions also by the other speakers. And also from the audience. Well, maybe you can. Thank you for the presentation. You spoke about the deep learning methods. Which, of course, are very well known at the moment, and it seems they really provide good results. The machine you depict is a kind of machine that is meant to predict the diseases people. But what about the interpretation of the results? I mean, deep learning methods sometimes are criticized because they don't easily allow to identify the features, which means the voxel, which are involved in the separability of the two groups. Maybe something that could be added on the tools that you are using, that you are going to provide. Yeah. So basically, the question is: traditionally, machine learning approaches in general, not just deep learning approaches, They are used to make inferences such as, does this image belong to this group or does it belong to a different group?
but they are kind of black boxes methods in the sense that they don't tell us where the differences are in the brain. That is the traditional kind of criticism of machine learning methods, which is a valid criticism. We are certainly trying to develop these methods so that we can make inferences about regions, definitely. So, for example, the tool that we are currently developing, the web-based tool that we're currently developing, will tell a clinician whether someone's brain fits within the normative model, will provide a percentage. What is the probability that someone's brain fits within the normative model? Of course, the normative model takes age and gender into account and ethnicity as well. But it will also tell them where any difference is coming from. There are ways of, I don't have time now to describe them, but it's really important. We try and identify where the differences are coming from, the brain regions. And we are constantly trying to develop these methods. It's really important that we know what the location of the differences are. There are technical challenges for doing that, but we are definitely trying to focus on this. It's really important because that will inform any clinical decision, will inform how then the clinician uses the report. Thank you. Thank you for the answer and for translating my question to the audience. Thanks a lot, okay. Andrea. Now we have the talk by Anders Eklund. Okay, thank you for the introduction. My name is Anders Eklund, and I work at Linköping University in Sweden. I work at two different departments. So first, the Department of Biomedical Engineering, which is mainly focused on medical imaging. Then I also work at the Department of Computer and Information Science, where the focus is more on statistics. So I will try to present 2 years of research in 15 minutes. As I mentioned, I work with functional MRI, where you put a subject in an MR scanner. You collect lots of brain images when the subject is doing some task. And then you try to figure out which parts of the brain were active during the experiment. And then you can do a group analysis to see what is the average of the group. If you have two groups, you can make comparisons between groups. So, for example, healthy controls and subjects with some disease. So functional MRI started around 1992. And then we had to use rather simple statistical methods because the computers were not very fast. So when you have some brain images, you typically use one of the three standard softwares in fMRI, so SPM, FSL, or AFNI. So you send all these images to one of these softwares to make a number of pre-processing steps to, for example, correct for head motion and so on. And then you apply some statistics to get nice brain activity images. But these methods are based on a number of assumptions about the data. So in statistics, you always have to make assumptions. But the problem, from my perspective, was that no one had really tested these softwares, if we can trust them, since they were developed pretty early in the fMRI field. And many persons use these softwares. We have to trust them. And there has been a lot of work with simulated data, where people try to simulate functional MRI data to run in these softwares, where you know what the true brain activity is. But it's very difficult to simulate a human brain. It's very difficult to simulate an MR scanner. And it's even more difficult to simulate a human brain inside an MR scanner. So I wanted to test these softwares using real data instead of simulated data. So one reason that real data was not so common is that it's pretty expensive to collect fMRI data. So maybe 500 euros for one subject. And to do my testing, I needed lots of real data. But I didn't have any money to collect all this data myself.
So if I needed to collect data from 1,000 subjects, it would be very expensive for me. It would take a very long time. But fortunately, in my research field, there's a lot of data sharing initiatives going on right now. And one of those is called the 1,000 Functional Connectomes Project, where they have scanned over 1,000 subjects all over the world. And then they share the data to anyone that wants to use it. And that makes my life very easy. I don't have to spend time and money on scanning subjects. I can simply download all the data and focus on the data analysis. So in this project, I downloaded data from 200 subjects from Beijing, 200 subjects from Cambridge in the US, and 100 subjects from Finland. And my main idea was, if I compare the brain activity of healthy controls to other healthy controls, I should not find any difference. Or I should find differences just by random chance. And then I can simply count how many times can I find a difference and see if this is what I expect to find. So in statistics, you normally use a significance threshold of 5%. So if I do 1,000 random group analysis where I compare healthy controls to healthy controls, I should find a difference in 50 cases. Then I know that the statistics is working as it should. So we tried a number of settings for these different softwares. So you can mainly divide functional MRI to task fMRI, where the subject is doing some task, and resting state fMRI, where the subject is resting during the whole experiment. So I downloaded resting state data, where the subject has not performed any task, but then I pretended that the subjects had done a task to see if I could detect some false activity. And then, we did a large number of analysis, testing different parameters to see how they affect the results. In total, we made over 3 million random group analysis, and it took over 1 year just to run all these analyses. So I will not go into the details. But here we can see the main results. So on the x-axis, we have functions in the three different softwares. So one function in the SPM software, two functions in the FSL software, two functions in the AFNI software. And on the y-axis, we can see basically how many times we could find a significant difference between two groups of healthy controls. And the black line here is the 5% line, what we expect to find. And the left plot shows the setting for one parameter, which we call the cluster defining threshold. So this parameter turns out to be very important. And in general, we can see that the softwares for this setting, they generate a higher number of false positives than we expect to find. But if you use this setting, they actually work pretty well. And PERM here stands for permutation test, which is another statistical method for comparing two groups. And for a permutation test, it doesn't matter what kind of parameters you use, it always gives basically perfect results around 5%. So if you analyze data with these settings, you can be pretty confident that you can trust your results. But if you use this setting, you should be very careful when you interpret the results. We cannot really say how many studies that have made erroneous conclusions, since we don't have access to the original data, so we cannot reanalyze the data. But we found that about 3,000 fMRI studies have used this problematic setting.
but we cannot say how many of those studies that are wrong. So then we also wanted to understand why these methods don't work as expected. So in statistics, you have to make many assumptions. And for these simpler methods, there's one assumption about something called the spatial autocorrelation function. So how much correlation is there in the noise from the scanner? And the theory says that the correlation should decay as the dashed line. But when we actually looked at the data, there is a much longer tail in the correlation, so it decays much slower. So that assumption is violated by the data. And we can also see that another assumption, where you assume that something called the spatial smoothness is constant in the brain. But when we looked at the data, we could see it's actually not constant. So two of the required assumptions are violated, and that's why these methods don't work. But for the permutation test, we don't have to make these two assumptions, since the permutation test is based on a lower number of assumptions. So that's why the permutation test always works. So it takes a little longer time to analyze the data, but if you spend 3 months on collecting data, to spend one extra hour on the analysis is a very small portion. So I'm open to any questions or comments. Okay. Thanks a lot. Thank you for this very interesting talk, and I am sure that Livio has something to ask. Yeah, thank you. Yeah, it can be a more technical question, but the reason the method doesn't work is due to the single test over the voxels or on the cluster level analysis, because the assumption about the autocorrelation, and the smoothness are more affecting the cluster level analysis. Yes, so in functional MRI, you normally divide the brain into many small cubes that we call voxels, and then you can make one statistical test for every voxel. And when you do that, then the methods work as they should, because then you don't need as many assumptions about the data. Okay. But another approach called cluster inference, you try to look at clusters of cubes or voxels, but then you need two more assumptions about the data that we show that they are violated. And that's why the permutation test still works, but not the parametric methods. So you mean by permutation test, you mean the methods for cluster-wise analysis using permutation? Yeah, the permutation test works both for voxel and cluster inference. Thank you. Is it the same if you use interval confidence analysis? Did you use Did you use interval confidence analysis? I don't think so, no. We just did like a two-sample t-test to see if we can find a difference between two groups. It's not really possible to... Not easy at least to get confidence interval. Why? It's not easy? Why? We're speaking about more than 200,000 variables, hypotheses, and pretty hard. Yeah. Now I understand now why. Okay, thanks a lot again. And and now Livio Finos. Okay, mi hanno chiesto di parlare in italiano. Mi hanno detto
Mi hanno detto è già così difficile capire quello che dite che almeno si capiscano le parole. So sorry, Eklund, I'm going to speak in Italian. Le slide sono in inglese, quantomeno. Allora, continuo con le critiche sulle cluster wise analysis. Forse in qualche maniera presento anche qualche tipo di soluzione. Mi sono chiesto per molto tempo, per molti giorni, perché Ines ci avesse invitato. Ho capito che dovevamo parlare del dovevamo criticare l'identità, l'identità in crisi in questo caso è quella dei neuroscienziati che utilizzano le analisi standard. E quindi continuerò su questa strada, quella portata da Eklund. Si tratta veramente dell'approccio più classico, da una review si parla dell'80% delle analisi in fMRI condotte con questo metodo, che è il cluster wise analysis. È un metodo abbastanza intrigante perché le ipotesi vengono definite sulla base dei dati, cioè si identificano dei cluster. Sostanzialmente si fa un'analisi voxel-wise, come quella a cui ha fatto accenno Eklund, e dopodiché si trovano i voxel, cioè i pixel, i punti, le zone nel cervello che hanno un'attività molto grossa. Per esempio definendo una soglia del punto Z, delle classiche t-test maggiori di 3.2 ad esempio, e poi si vede se ci sono dei cluster contigui che superano questa soglia. Si riesce a dare anche un livello di significatività a questi cluster. Ecco che ci troviamo ad avere dei p-value per ogni singolo cluster individuato. Come messo in luce da Eklund, questo metodo, che è veramente brillante per molti aspetti, richiede però molte assunzioni metodologiche. Allora, per parlare di output, questo potrebbe essere l'output di un'analisi, l'abbiamo applicato ad un dataset reale, abbiamo selezionato le zone che hanno uno Z maggiore di 3.2, per cui la differenza tra due condizioni, per esempio, produce un t-test maggiore di 3.2, e i cluster che possiamo individuare sono questi che vedete colorati in varia maniera, a partire dal più grande fino ai più piccoli. I numeri che vedete sono le dimensioni, la grandezza di questi cluster. A questi cluster possiamo attribuire una significatività. Il problema però che si viene a porre è: ok, questi cluster sono significativi, ma cosa ci dice questa significatività? La significatività ci dice che c'è almeno un voxel attivo, per cui su un cluster come questo, il primo cluster di 2191, noi non stiamo dicendo che tutti i voxel dentro questo cluster sono significativi, ci stiamo dicendo che uno di questi 2191 è un voxel attivo, che è un po' pochino tutto sommato per l'importanza che diamo alla cluster wise analysis. E quindi si viene a creare un paradosso spaziale, cioè più grande è il cluster, più contenti di solito siamo perché diciamo questa attivazione è forte, e invece al contrario più grosso è il cluster, meno possiamo dire di questa attività, perché quello che manca sostanzialmente dalle analisi attuali è la percentuale di attivazione, cioè quindi il numero di voxel, la percentuale di voxel attivi dentro il cluster. Bene, questo la proposta metodologica che cerchiamo di fare, che vi portiamo oggi, è proprio mira a risolvere questo gap tra le necessità del neuroscienziato e lo strumento metodologico. Quindi nei voxel che abbiamo trovato in questo esempio vorremmo cercare di aggiungere il numero di attivi, il cancelletto, e la percentuale di attivi. Questo lo possiamo fare con quello che abbiamo chiamato All Resolution Inference. Gli sviluppi metodologici sono già stati pubblicati, adesso il lavoro che stiamo facendo è quello di applicarlo ai metodi di neuroscienza, ai dati di fMRI intendo, e i risultati sembrano essere molto buoni anche per i tempi computazionali. Questo è quello che possiamo ottenere nel nostro dataset, per cui vedete che nei cluster, per ogni cluster ad ogni cluster abbiamo associato la percentuale di attivazione.
Vedete anche come la dimensione del cluster non è necessariamente legata alla percentuale di voxel attivi. Quindi, tornando all'immagine, possiamo ridisegnare il nostro cervello indicando con colori più chiari o più accesi i cluster che hanno una percentuale maggiore di attivazione, quindi in questo caso il cluster B, attivi con una buona percentuale cluster A e il cluster C, quindi questi qua, mentre i cluster successivi identificati dalla cluster wise analysis non mostrano percentuali di attivazione particolarmente alte, se non forse il cluster F che vediamo individuato qua in questi colori qua. La cosa che possiamo inoltre fare con questo metodo è anche fare un drill down, cioè andare oltre, esplorare ulteriormente questi cluster, cosa che solitamente non è concessa con i metodi di cluster wise analysis, perché il threshold deve essere stabilito in advance, in prima, e dopodiché quelli sono i risultati. Quindi una volta stabilito il threshold di 3.2, noi non possiamo dire ok, andiamo a vedere quali sono le zone ulteriormente attive. Possiamo farlo invece con... senza perdere il controllo della molteplicità e senza perdere le proprietà statistiche, possiamo farlo con questo metodo. In questo caso, per esempio, fissando una soglia di 4, siamo riusciti a individuare 3 sottocluster nel cluster 1 con percentuali di attivazioni molto diverse. Per esempio, un primo cluster con un'attivazione doppia rispetto al cluster complessivo, una percentuale di 66%, un cluster con nessuna attività e un cluster intermedio. Per cui l'immagine iniziale può essere ulteriormente splittata, ulteriormente definita in altri sottocluster. Li vedete ombreggiati i cluster iniziali e questi poi vengono spezzettati. Per esempio questo è il cluster A che vedete ha 3 sottocluster con 3 regioni con attività molto diverse. Bene, sono arrivato già alla fine. Ho cercato, come vedete non ho messo nessuna formula, è stato abbastanza difficile, ma spero di riuscire a dare il messaggio generale. Quello che stiamo facendo quello che stiamo ottenendo con il metodo proposto, o resolution inference, sono intervalli simultanei su tutti i 200.000 voxel su cui stiamo facendo inferenza. La cosa interessante è che possiamo fare inferenza su tutti i possibili subset, su tutti i possibili sottoinsiemi di voxel, quindi una volta impostata l'analisi siamo interessati ad esplorare ulteriormente una particolare zona che la letteratura ci dice essere coinvolta, possiamo farlo sugli stessi dati senza usare due volte gli stessi dati e quindi perdere tutte le proprietà statistiche. Le assunzioni che facciamo sono le stesse utilizzate dal metodo più famoso in controllo della molteplicità, che è il metodo Benjamini-Hochberg, BH, che permette il controllo delle fasi discovery rate, quindi sono assunzioni solitamente valide o considerate valide nell'FMRI, negli studi di FMRI. Ribadisco quello che ho detto, cioè che siamo in grado di quantificare la percentuale di voxel attivi all'interno di un cluster e localizzare, specificare in maniera molto dettagliata le attività nei sottocluster. La cosa veramente importante è che il software è stato implementato in C++ con un wrapper in R, quindi è facilmente utilizzabile ed è molto veloce, 2-3 secondi per analizzare 200.000 voxel in questo caso, per esempio. Ho finito. Chiaro, anche se complesso l'argomento. Speriamo. I think that Anders Eklund can ask some questions. Sorry, Anders. But maybe I can ask the most... is there a way for you to validate that... that the results you get are correct? Can you think of a way to validate that what you actually get is correct in some way? Yeah.
by theory, let's say. So not by on the data, of course. The issues that you posed in your talk are valid if the criticism are on the validity of the test on the voxels, so on the voxel level. So if you don't have a valid test on the p-value on the voxel, then the method doesn't work. But as long as you have a valid test on the voxel and you can assume PDRS, positive regression dependence, the same assumption we do for BH, for Benjamini Hochberg, then you can prove by theory that the method is valid. So somehow we could support the idea to abandon the cluster-wise analysis that has you criticized in your talk, in order to adopt this new paradigm. Okay. Thank you. Sì. Apologies, I'm going to speak in English because I think I'm going to embarrass myself if I try and speak Italian because I don't have the language, the technical language. So I was just, it's, perhaps mine is more of a comment than a question, but I'd like your thoughts on this comment. I think we all publish papers that are very much based on inferences made using p-values. So there are papers published in Nature, Science, showing statistically significant effects based on these p-values. But should we not move away from p-values towards more clinically useful inferences? For example, a p-value of 0.04, what does it mean in terms of real-world clinical practice? What does it mean in terms of trying to detect an illness in an individual? So maybe there's too much emphasis on p-values, and we should try and have more clinically useful measures of our from our data. I wonder what you think, or whether you've got any ideas about how we could do this. Yeah, this is an interesting point, of course, and it is the most common criticism to p-values, which, by the way, has a long story and some validity, of course. I think the method proposed here goes in this direction, because we're providing, basically this is a confidence interval. Mm-hmm. So of course we don't only say, okay, this voxel is significant, but on the cluster we assume we can judge what is the proportion of a tick voxel. Of course, if you have thousands of subjects, you will find everything significant. But you really want to know what is the size of your effect. Which proportion of active voxel you goes in this direction? Of course, I understand you don't fully answer to your question, so you would like to know how big is the activity in a single voxel, but I think it's still a long story for neuroscience. It's something that should be adopted for any kind of science. For neuroscience, is still something that we are working on. Thanks. And now the fascinating talk by Alessandro Grilli. Very useful. Allora, anch'io parlerò in italiano, come è stato chiesto. Io non sono un neuroscienziato che lavora con la risonanza magnetica, per cui mi è più facile fare la critica oggi con un altro approccio, non di tipo statistico, alla risonanza magnetica. Quando è nata circa 40 anni fa le tecniche come la risonanza magnetica strutturale e la PET, nacquero con scopi prevalentemente diagnostici su pazienti ospedalieri. Ovviamente era conveniente mettere i pazienti orizzontali, allungati, perché spesso erano sedati o erano svenuti o in uno stato privo di conoscenza. Poi, non appena le prime macchine di risonanza magnetica funzionale, la PET, all'inizio degli anni 90 sono state disponibili, la maggior parte dei neuroscienziati cognitivi ha cominciato a utilizzare queste macchine per cercare di localizzare il linguaggio e i processi cognitivi nel cervello umano. Ovviamente gli obiettivi erano completamente diversi, non di tipo diagnostico, per cui
veniva la posizione orizzontale fin dall'inizio, è stata considerata dai neuroscienziati cognitivi come totalmente, una variabile totalmente rilevante e non interferente sullo studio dei processi cognitivi. Ora noi sappiamo dagli ultimi anni, dalle ricerche degli ultimi anni e quelle che vi mostrerò adesso, che questo ovviamente non è vero, per tanti motivi. E la cosa interessante è che all'inizio degli anni 90, per vie completamente indipendenti, come spesso succede nella scienza, ci sono dei gruppi che lavorano senza conoscersi gli uni gli altri, di alcuni gruppi, soprattutto tedeschi, che lavoravano nella ricerca sullo spazio, hanno cominciato a indagare cosa accade nel nostro cervello, come cambia l'attività del nostro cervello al variare della postura del nostro corpo. Uno di questi studi pionieristici, che sono stati svolti esattamente negli stessi anni in cui i primi strumenti di risonanza magnetica e PET venivano usati per scopi per studiare i processi cognitivi, è stato portato dal gruppo tedesco di Feitel, finanziato dall'Ente Spaziale Europeo. Questo è uno dei primi studi pionieristici proprio del 1992, in cui per un paio di giorni diversi gruppi di soggetti sono stati messi in 5 posizioni diverse del loro corpo, con la testa inclinati su un tavolo da tilt, testa inclinata a 45 gradi in su, poi più giù fino a posizione orizzontale, poi la testa in giù a meno 6, a meno 12 gradi, e hanno misurato con elettrodi di superficie, pochi elettrodi di superficie, l'attività elettroencefalografica, e si è trovato che al cambiare la posizione verso l'orizzontale con la testa in giù aumentava molto l'attività EEG delta. La delta è un'attività molto lenta, nell'elettroencefalogramma è ampia, che si osserva in pazienti neurologici con lesioni cerebrali, in bambini con cervello immaturo appena nati, molto giovani, ma anche durante il sonno profondo, ed è un'attività che è un marcatore abbastanza chiaro e netto di inibizione corticale. Quindi si vede come proprio in una posizione supina orizzontale o con la testa in giù a meno 6 gradi si ha la massima attività delta, che vuol dire massima inibizione cerebrale e corticale. Ora, la posizione che vedete evidenziata, che è si chiama head down bed rest, cioè posizione allungata con la testa lievemente in giù a meno 6 gradi, poi è stata utilizzata in centinaia di studi, soprattutto di tipo fisiologico e non di tipo cognitivo, nella letteratura sullo spazio, perché è chiamata microgravità simulata, perché è considerata dal punto di vista percettivo e cardiovascolare una condizione molto simile a quella che hanno gli astronauti in assenza di gravità. In assenza di gravità c'è uno shift, uno spostamento di fluidi di circa 2 litri dalle gambe verso la testa, la faccia si gonfia, e questa è una condizione molto studiata in campo fisiologico. Ora, dopo 20 anni noi abbiamo ripreso, grazie anche a un piccolo finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana, questo tipo di ricerche, partendo con la posizione in testa in giù, che è lievemente più estrema della condizione della posizione orizzontale, ma gli ultimi esperimenti li abbiamo fatto con i soggetti messi in posizione orizzontale per essere più vicini a una condizione ecologica che si utilizza in risonanza magnetica funzionale con la PET, ma anche in pazienti allettati negli ospedali per tempi lunghi. Allora, una prima ricerca che abbiamo fatto, siamo andati a vedere per esempio come cambia i fenomeni di plasticità che sono spesso associati all'apprendimento e alla memoria nel nostro cervello in due gruppi di soggetti, 11 soggetti. Un gruppo è stato messo seduto per 3 ore, un altro gruppo per 3 ore allungato con la testa in giù. I soggetti si controllava che non dormissero, che avessero gli occhi aperti, e abbiamo utilizzato un riflesso che è controllato a livello centrale, è un riflesso difensivo chiamato start reflex, che è indotto da rumori molto forti. Noi utilizziamo delle cuffie stereofoniche per indurre una specie di schiocchi come degli spari molto brevi che fanno contrarre tutti i muscolature, soprattutto gli occhi. La intensità della contrazione degli occhi, che lo possiamo vedere con elettromiografia di superficie, e qui si vede presentando in 3 blocchi 30 stimoli acustici che producono questa reazione, questo riflesso, nei soggetti seduti. Con soggetti seduti per 3 ore, in realtà c'è un tipico fenomeno di abituazione con riduzione attraverso i blocchi, attraverso il tempo, dell'ampiezza del riflesso. Questo è un indice di plasticità del cervello. A livello delle sinapsi abbiamo un stimolo che non è più rilevante, viene progressivamente inibito. Ebbene, nei soggetti allungati dopo 3 ore, il riflesso non va incontro all'abituazione. Questo mostra che fenomeni di plasticità sinaptica non avvengono quando noi siamo allungati, e questo mette anche dei dubbi su, per esempio, le nostre capacità di apprendimento e di memoria che possiamo avere in queste condizioni. Abbiamo fatto anche un paio di esperimenti per vedere un processo importante a livello clinico, quale è la percezione del dolore, se viene alterata in condizioni di bed rest. E allora abbiamo messo
due gruppi di soggetti, come al solito un gruppo seduto, un gruppo allungato per circa 3 ore, abbiamo usato una stimolazione elettrica con degli elettrodi sul polso sinistro, e l'attività, quando noi stimoliamo elettricamente il polso sinistro, produciamo un'attivazione delle cortecce somatosensoriali controlaterali, possiamo vederlo con i potenziali evocati, i soggetti andavano incontro a una valutazione soggettiva per quella della soglia individuale, poi venivano presentate 60 stimolazioni elettriche e si vedeva, abbiamo visto, i potenziali evocati somatosensoriali dal dolore. La prima componente a 40 millisecondi è la componente positiva, una P40, e questa è la differenza, la mappa delle differenze tra i gruppi seduti e i gruppi allungati. I gruppi seduti avevano una maggiore attivazione proprio delle aree somatosensoriali corrispondente proprio al polso sinistro che veniva stimolato. Quindi maggiore attività nei seduti, ma che vuol dire inibizione invece nei pazienti allungati dei processi cognitivi, e inoltre loro percepivano meno dolore rispetto ai soggetti. Se questo pone un problema, perché nei pazienti, per esempio, allettati negli ospedali, spesso per giorni, è possibile che la percezione di sintomi di situazioni dolorose come le piaghe da decubito oppure addirittura emorragie o altre situazioni di emergenza vengono percepite più tardivamente, perché i sintomi dolorosi avvengono tardivamente o vengono percepiti meno. E abbiamo fatto anche un altro esperimento in cui, con un paradigma standard che usiamo spesso nel nostro laboratorio, volevamo vedere le risposte emozionali in condizioni di head down bed rest, circa 3 ore, anche qui 2 gruppi, e abbiamo visto con 75 diapositive emozionali standardizzate in 3, randomizzate nella loro presentazione in 3 gruppi, piacevole, neutre, spiacevoli, nei soggetti seduti si vedeva una tipica componente, la P300, che viene dopo 300 millisecondi, la componente cognitiva che mostra una maggiore elaborazione, soprattutto attentiva, degli stimoli emozionali, sia piacevoli che spiacevoli rispetto ai neutri. Ma nel gruppo allungato c'era una risposta appiattita in cui le condizioni emozionali non venivano discriminate rispetto alle neutre. Questo effetto si osservava anche nelle componenti più tardive cognitive, tra i 400 e i 700 millisecondi. Di nuovo il gruppo allungato mostrava questo appiattimento. Questo ci fa pensare che in soggetti allungati, di nuovo condizioni ospedaliere o anche in altre condizioni come la risonanza magnetica, per esempio per tempi relativamente lunghi potrebbero sviluppare apatia, sintomi depressivi e addirittura un disturbo dell'umore, e questi sono dati che clinicamente spesso i medici osservano negli ospedali. Ultima ricerca è stata, abbiamo studiato, volevamo vedere come il declino cognitivo naturale negli anziani interferisce col declino indotto invece dalla condizione allungata, e noi sappiamo che in ospedale appunto il problema dell'allettamento del paziente è un problema grave, si sa che i pazienti anziani vanno incontro al rapido declino cognitivo, purtroppo non c'è molta letteratura che dice questo. Allora abbiamo preso 2 gruppi di giovani ragazze, uno seduto e uno allungato per 2 ore, qui le condizioni erano allungate in orizzontale, quindi condizioni più blande, è un gruppo di donne anziane in ottime condizioni cognitive, di gruppi di 10 signore, oltre gli 80 anni, l'età media è 83 anni, e queste signore, un gruppo è stato seduto e un gruppo invece allungato. Ebbene, abbiamo trovato, presentando una lista di parole, i soggetti dovevano leggere la lista di parole e poi in una seconda presentazione riconoscere parole nuove dalle parole vecchie. La presentazione parole produce, a livello degli potenziali evocati, misurati con l'elettroencefalogramma, produce un tipico picco a 150 millisecondi chiamato word recognition, cioè quando noi riconosciamo dopo 150 millisecondi una parola, si attivano dei network dominanti nell'emisfero sinistro nelle aree posteriori visive. Ebbene, nelle ragazze sedute c'era questo picco posteriore sinistro, questa word recognition molto chiara, sinistra, in quelle allungate si indeboliva il picco, ma nonostante questo le ragazze avevano la dominanza a sinistra, le signore anziane avevano un picco a sinistra quelle sedute, ma quelle allungate hanno mostrato un'inversione emisferica, in cui addirittura l'emisfero sinistro era inibito e si attivava il destro. Abbiamo trovato delle correlazioni per cui le signore che avevano maggiore shift a destra avevano tempi di reazione più lunghi nel riconoscimento della parola e maggior percentuale di errori. Quindi questo shift è uno shift disfunzionale nell'emisfero destro indotto dalla condizione allungata. In conclusione possiamo dire che la condizione supina allungata rispetto a quella seduta, almeno negli studi a breve durata che noi abbiamo fatto, è stata associata a numerose alterazioni, appiattimento affettivo, delle emozioni, risposte emotive, inibizione dei fenomeni di plasticità, inibizione delle risposte della percezione del dolore e delle risposte corticali al dolore. E quindi abbiamo anche visto come negli anziani bastano 2 ore di diciamo bed rest per indurre un cambio di dominanza emisferica. Si sa che negli anziani c'è tutta una letteratura in cui i processi lateralizzati si riducono, e quindi c'è stato uno spostamento disfunzionale nell'emisfero destro. Allora, a livello clinico possiamo dire che questo ovviamente mostra che se i periodi brevi mostrano questi effetti, possiamo immaginare che periodi di giorni
o di settimane in cui gli anziani, in seguito a un'infezione o in seguito a rottura di ossa, vengono ricoverati in ospedale, possono, e questo lo sanno i medici, possono scatenare nel giro di pochi giorni in pazienti anziani un declino cognitivo molto rapido, confusione, inizio di demenza, di fenomeni di demenza e inizio di sintomi depressivi e disturbi dell'umore. Quindi dal punto di vista clinico ovviamente sono implicazioni importanti. Dal punto di vista metodologico solleva il problema quanto ecologica è la condizione allungata per lo studio dei processi cognitivi rispetto a condizione seduta. Quando noi siamo seduti, siamo in piedi, normalmente siamo massimamente attivi dal punto di vista cognitivo. In realtà quello che mostriamo nei nostri esperimenti, e forse qui la domanda è provocatoria, siamo sicuri che, per esempio, studiato negli ultimi anni il default mode network, studiato molto con la risonanza magnetica funzionale, non dovrebbe essere rinominato come default sleep network? Bene, con questo finito, grazie per l'attenzione. È stata una relazione molto nuova, interessante, con risvolti applicativi notevoli per la ricerca e per la pratica medica anche, ma anche per la nostra ricerca sociale che impieghiamo quei tipi di stimoli. Grazie. Penso che i relatori... Maybe one question. So you say I shouldn't quit studying lying on the bed. So I should sit on the chair and... I should not study while staying on the bed, I think. No, I think they are not lost, but for sure during active task, there are a difference between, horizontal position and the sitting position. Yeah, but I mean, you learn less when you lie on the bed. When you are resting in the bed, you are preparing yourself for sleeping, so perhaps this... I think it's more difficult to sleep. I mean, to read when you are laying down horizontally. Everyone can try by ourselves. I think it's very difficult. So the serious question was... But we found also in another experiment I had no time to show you, that just in resting state condition, while in the default mode network, we have a bilateral activation of several areas of the brain. In the sitting groups, we found a greater activation, and also another group with a magnetoencephalography in the left hemisphere, doing it simply in the resting condition. So we think that in the resting condition, when we are sitting or standing, we have thinking in a linguistic inner speech, which is different from the stand. When we stand in a horizontal position, we have a more imagery. Bilateral activation, less linguistic thinking, linguistic activation of inner speech. So these conditions are different. Grazie. Adesso ci sarà la discussione di Carlo Umiltà e ha 10 minuti di tempo. Ti do. L'ultima volta che sono stato in ospedale come paziente ho firmato per uscire. Angrilli mi conferma che ho fatto molto bene. Allora, non so se voi siete venuti qui per sentire qualche cosa che riguarda le neuroscienze e siete stati sommersi da un'orgia di statistica. Per capire bene l'importanza di queste comunicazioni bisogna inquadrarle in una prospettiva storica molto vicina. Agli inizi degli anni '80 cominciarono ad uscire dei lavori basati sulle neuroimmagini. Non c'è contraddizione con il 1992 citato dal professor Eklund, perché lui si riferisce all'fMRI, ma esistono altri metodi, esistevano altri metodi. All'inizio degli anni '80 cominciavano a uscire questi lavori, venivano soprattutto dalla Svezia, e suscitavano un grande entusiasmo.
ma suscitarono anche molte preoccupazioni per il modo in cui i dati erano analizzati, per i metodi di inferenza statistica che venivano impiegati. Poi accade qualche cosa che non fa onore alle neuroscienze. I neuroscienziati in qualche maniera invocarono una moratoria, non esplicitamente, ma implicitamente. E la implicita richiesta era che le regole di inferenza statistica che valevano per tutte le ricerche non valessero per le ricerche di neuroscienze, perché erano così interessanti, soprattutto così dispendiose, che perché stare lì a preoccuparsi se i risultati erano significativi o no. E cosa successe? Furono pubblicati un sacco di porcheriole in riviste importanti. E il professor Eklund, in un lavoro recente, ha stimato che gli articoli da gettare dovrebbero essere 40.000. Cioè, sono usciti sulle riviste, su riviste importanti negli ultimi anni, 40.000 articoli in cui si pensava che le probabilità di errore di primo tipo fossero il 5% standard, ma in realtà erano 50% o più. Voi capite che questo è stato ha portato alla luce un grosso problema, e adesso avete visto come si cerca di risolverlo. E io spero che nel prossimo futuro le neuroscienze riprendono a fornire dei dati attendibili. Questo è un discorso generale. Avrei due domande più specifiche per il professor Michele e il professor Eklund. Per Michele, I liked your proposal. I believe it is very interesting. The problem is that it conflicts directly with the very notion of protocols. Much of the therapeutic activity for treating cancer, for example, is based on protocols. Now you are suggesting that there should be specific treatment for each patient. Is it the case, what you are suggesting? Yes. Now, I expect that medical doctors will react not very favorably, and that is going to be a problem. I think the idea of having a unique treatment for every patient is not realistic. It's too time-consuming, too ambitious, so absolutely not. But what I was talking about is something a little different, which is called patient stratification. In other words, we divide our group of patients into subgroups of individuals, and then within each subgroup, we have their own treatment, their own protocol. So I'm not suggesting we develop protocols for each individual. I'm suggesting we develop protocols for subgroups of patients. And I think in psychiatry, at least, this is necessary because there's so much
heterogeneity in how people present their symptoms, in what might have caused the illness, and in the direction of the illness, because some people might have a first episode of psychosis, and then they get better, and they don't have any other episodes. Some people will have an episode, but then they will have multiple episodes. So we need to, well, it would be good to have biomarkers, to have objective tests to predict who is going to relapse, who is not going to relapse, and then intervene differently, provide different kinds of support to these groups. So I'm talking about groups, not individuals. I see. And for Professor Eklund, I'm much less optimistic about the use of connectomes, data from connectomes. I tried to make use of data from one connectome. There are several connectomes around. And what I found is there are many data concerning resting state, but very few data concerning specific experiments, and those experiments, I must say, are very weird, so they are not very useful. So the idea of collecting connectomes is interesting, but as of now, it's very difficult to make use of them, because unless you are interested in resting state, the data are very scarce. Yeah, there are other data sharing projects which also collect task fMRI data. So, for example, in the Human Connectome project, they also let every subject perform maybe four or five different tasks. So you have task data you can analyze. In OpenFMRI, basically any researcher can upload task fMRI data, which you can also analyze. So it's not yet as good as resting state, but I think it's becoming better and better. For Finos, what you criticized is what is called double dipping, in the sense that you use the same data for finding significant, for finding clusters, and then to see whether they are significant or not. Yes. And what you are proposing promises to avoid this problem. Is it correct? Yeah, this is the point. And I didn't have so much time to spend about this point, but I think it's something really interesting, because most of the people, after they perform the first analysis, they also want to have some more analysis, some further analysis, some specification. And this is something that we can do with this method. Thank you. Thank you. Chiudiamo questa sessione, ringraziamo Carlo Umiltà e le splendide relazioni dei nostri speaker. Grazie.